In realtà no. I miliardari diventano ricchi e di successo seguendo queste pratiche. Si tratta di cose reali, non solo di idee fantastiche. Non ti preoccuperai mai più del denaro. Sono nozioni molto potenti. Bob Proctor. Tutte queste linee rappresentano livelli di vibrazione. Ogni frequenza è collegata a quella immediatamente sopra e quella immediatamente sotto. Sono tutte connesse. Non c'è una linea di demarcazione che separa l'inizio o la fine di una frequenza. Sono tutte connesse insieme. Adesso riflettete. Questo è il mio telefono. Questo rappresenta il mio telefono. Questo invece rappresenta il vostro telefono. Se io volessi parlarvi per telefono, dovrei raggiungere la vostra frequenza. Nel momento in cui giungo alla vostra frequenza, allora io e voi siamo connessi. Pensate che non importa dove vi troviate nel mondo, potete essere a Yokohama, Buenos Aires, ovunque, se digito il vostro numero, boom, siamo connessi. Non fa differenza dove vi troviate. Posso fare una foto qui, premere invia e simultaneamente voi la riceverete. Sembra che tutti noi abbiamo una conoscenza di base di ciò. Credo che chiunque in sala capisca quello che sto dicendo quando riguarda i nostri telefoni. Invece, quando riguarda la vita, ci perdiamo. Sembriamo non capirlo. Queste linee rappresentano livelli di vibrazione, perché tutto ciò si basa su livelli di vibrazione. Io raggiungo la vostra stessa frequenza. Ad ogni vibrazione ci si riferisce come una frequenza. La mia voce viene amplificata su una particolare frequenza. Io e voi pensiamo su frequenze. I pensieri sono energia. Sapete che i nostri pensieri sono la forma di energia più potente che esista? I vostri pensieri farebbero sembrare un raggio laser come un giocattolo. Avete un amico che vive lontano e non lo vedete da tempo. Lo pensate intensamente e suona il telefono, è lui! Il vostro pensare, i vostri pensieri, attivano delle cellule nel suo cervello che gli fanno pensare a voi. E quindi lui reagisce, vi chiama. Lo facciamo sempre, ok? Supponiamo che questa sia la frequenza su cui state pensando. Se questa è la frequenza sulla quale pensate, essa determinerà i risultati che otterrete. I risultati che ottenete non sono altro che una manifestazione del vostro pensiero. Diveniamo ciò che pensiamo. Questo è l'unico concetto su cui tutti i leader si trovano d'accordo. Sono in disaccordo su virtualmente qualsiasi idea, tranne questa. Diventiamo ciò che pensiamo. Dobbiamo capire chiaramente che nulla è creato o distrutto. Lo insegnano tutte le scienze e tutte le teologie. Nulla è creato o distrutto. Tutta la potenza che ci sia mai stata o che ci sarà è sempre presente. Tutte le idee, la conoscenza che ci sia mai stata o che ci sarà già esiste, è tutto qui. Non dobbiamo arrivarci, la abbiamo già. Quello che dobbiamo fare è sintonizzarci. Supponiamo che questo è dove vogliamo arrivare. Qui è dove siamo e lì è dove vogliamo arrivare. Come ci arrivo? Bene. Noi diciamo, io farò questo, è quello che pensa la maggioranza delle persone. Io farò questo non appena avrò i soldi. Potete ritrovarvi in questo. Lo farò non appena i bambini finiranno la scuola. Ecco quando lo farò. Stiamo pensando qua giù, su questa frequenza. La tua mente, i tuoi pensieri sono qua giù, su questa frequenza. Quello che vuoi invece è qua su, su una frequenza più alta. Non puoi ottenere quello che c'è quassù se i tuoi pensieri sono laggiù. La tua mente ed i tuoi pensieri devono sintonizzarsi sulla stessa frequenza di ciò che vuoi ottenere. Se lo vuoi, è già qui. Nel secondo in cui prendi una decisione convinta, tutto inizia a cambiare. Inizi a pensare e a comportarti come la persona che vuoi diventare. Smetti di pensare laggiù ed inizi a pensare quassù. Stai pensando su una frequenza più alta. Il volerlo è l'unico prerequisito per prendere una decisione. Se lo vuoi davvero, allora lo otterrai, ma devi volerlo sul serio e devi anche capire che tutto quello che ti serve è qui. Devi essere specifico. Non va bene dire voglio più soldi. Vedi 10 centesimi in strada, li raccogli ed hai più soldi. Sembra sciocco,
ma è vero, hai più soldi. Puoi essere un cameriere e qualcuno lascia una mancia generosa. Hai più soldi. Non va bene così. Devi essere specifico. Quanti soldi in più? Devi sapere esattamente cosa vuoi. Non devi capire tutti i principi di base che permettono di mandare una foto ad una persona dall'altra parte del mondo per farla arrivare. Basta sapere come farlo. Fai la foto, modificala, premi invio, fatto. Il volerlo è l'unico prerequisito per prendere una decisione. È così importante che dovresti scriverlo. Scrivilo da qualche parte dove lo vedrai spesso. Potresti prendere un cartello ed appenderlo in casa tua. Il volerlo è l'unico prerequisito per ottenere ciò che vuoi. Questo è il motivo per cui le persone di successo prendono le decisioni così velocemente. Sanno cosa vogliono. Molti di noi prenderanno una decisione in base a cosa sentono, vedono, annusano, assaggiano, toccano. Ho dei cani che possono sentire, annusare, assaggiare e toccare. Questo ti mette solo in contatto con il mondo esterno, ma le decisioni vengono dal mondo interiore, non dal mondo esterno. Devi usare le tue facoltà superiori, percezione, volontà, ragione, immaginazione, memoria, intuizione. Se lo vuoi davvero, è ciò che ti basta. Non ti servono i soldi, non ti serve sapere come raggiungerai l'obiettivo, non devi sapere nulla di tutto ciò, ma devi volerlo davvero. Sai, quando lo vuoi davvero e prendi una decisione, sintonizzi il tuo cervello sulla frequenza sulla quale devi stare. Il modo di ottenerlo è già qui, ma devi entrarci in armonia o non ci riuscirai mai. Quando ti colleghi a quella frequenza, quella sarà l'unica informazione che potrà arrivarti. Ottieni l'informazione che ti serve per arrivare dove vuoi. L'hai già fatto, l'hai fatto diverse volte senza veramente capire cosa stessi facendo. Quello che vogliamo fare è controllare il flusso di energia di pensiero. Vogliamo che scorra liberamente verso ed attraverso di noi, migliorando tutto ciò con cui si connette. Quando ci scorre attraverso, non ha una forma. Noi gli diamo una forma, gli diamo una direzione. Guardatevi onestamente indietro e riflettete su come ci siete arrivati. Tutto ciò che è successo è registrato nella vostra mente. E guardandovi indietro potrete vedere come una cosa ha portato ad un'altra, che ha portato ad un'altra e ad un'altra ancora. Avete incontrato questa persona, quella, vi siete trasferiti qui, avete vissuto lì, siete andati a lavorare lì. Vedrete nella vostra mente come siete arrivati dove siete ora, dato che potete guardarvi indietro. Quando invece guardate avanti, dite: è lì che voglio arrivare. Questo è il sogno che compare nella vostra mente e presto ve ne liberate perché non sapete come arrivarci. Quando pensiamo a qualcosa, quando ci viene in mente, dobbiamo capire che nulla viene creato o distrutto. Ci stiamo solo sintonizzando su qualcosa che già c'è. Ed invece di lasciarla sfuggire, dobbiamo capire che lì è un posto. Lì è una frequenza sulla quale ci sintonizziamo, molto oltre di dove siamo nella nostra coscienza. Se possiamo vederla nella nostra mente, possiamo tenerla nella nostra mano. Dobbiamo capire che se possiamo vederla nella nostra mente, allora possiamo tenerla in mano. Lì è dove vogliamo arrivare e lì è un posto. Il momento in cui il tuo credere si abbina con uno stato, ti fondi con esso. Quello è uno stato lì. Capite? Se non ci credete, lo lascerete andare. Ma nell'istante in cui credete in uno stato, vi fondete con esso. Questo momento coincide con l'attivazione e la creazione di piani, condizioni e circostanze. Tutti i tipi di cose iniziano ad accadere nella vostra vita quando ci fondiamo con quell'idea. Agite come le persone che volete diventare. William James l'ha chiamata la tecnica dell'attore. Agite come se foste già lì. È il vostro compito. E se sarete osservanti, vedrete la realtà esterna che si modellerà sulla vostra immaginazione. Questo è molto potente. Quando vi spostate su una frequenza più alta, comunicate con un altro mondo che è totalmente oltre ed incompreso dei vostri cinque sensi. Finché non capiamo questo, decideremo in base a ciò che sentiamo, assaggiamo, odoriamo, tocchiamo. Dobbiamo smetterla di fare così. Quando vi spostate su una frequenza più alta, iniziate ad usare le vostre facoltà superiori.